qui di nuovo vicini ad un cordolo per sottolineare la fine della nostra comparativa delle 1600 sportive del segmento B con motore turbocompresso. Claudio, come possiamo riassumere tutto questo? Cerchiamo di dare un feedback ai nostri lettori raccontando le caratteristiche di ogni auto per punti chiave. Partiamo dalla 208. La 208 GTI è la più vicina al concetto di Gran Turismo, quindi è una vettura che piace molto nella guida su strada, è molto facile, veloce e sicura, con un avantreno solido, un posteriore che tende a sollevare la ruota ed è molto stabile e incollata al terreno. Questo su strada ci è piaciuto tantissimo, e regala un grande feeling alla guida. In pista ci sarebbe piaciuto un posteriore un po' più libero. E quindi forse questo è proprio il pro e il contro della taratura scelta per la 208 GTI. C'è un'auto che va forte su strada, sui grandi curvoni, diventa facile, sullo stretto o quando si riesce a tagliare il cordolo o a lavorare molto con lo sterzo, pone qualche limite sull'anteriore che lavora molto e scalda le gomme in modo eccessivo forse a volte? Sì, in pista questo anteriore molto preciso tende poi a far salire la temperatura dei pneumatici e quindi bastano due o tre giri tirati per perdere un po' di quella dinamica così piacevole che all'inizio comunque la 208 sa infondere. Parliamo ora della Clio RS, un'auto eccellente che ha una tradizione storica pazzesca. La RS è un mito per la categoria, sempre stata tra le più veloci, se non la più veloce, ha mantenuto alto tutto il segmento per lungo tempo. In questo caso è stata completamente rivoluzionata. Come trovi, Claudio, la nuova RS? Sì, siamo rimasti un po' scioccati per le 5 porte, per il cambio a doppia frizione, però sotto sotto c'è ancora lo spirito di Renault Sport. E questa l'abbiamo apprezzata sicuramente per un impianto frenante al vertice nella categoria e nel complesso comunque la Clio si è dimostrata una vettura molto polivalente, veloce e facile su strada ma anche appagante in pista. Ricordiamo un impianto frenante che è il più grande della categoria e proprio per questo forse il più performante. È al top nella guida su strada per il comfort e lo spazio a bordo, anche il comfort donato dal cambio doppia frizione, che però in pista diventa forse il limite più grande che abbiamo trovato, proprio il lavoro del cambio. Sì, è un cambio molto veloce a salire e in scalata bisogna aspettare di scendere di velocità, bisogna avere la velocità giusta e a quel punto lui scala e questo può essere un po' il limite. Insieme ai paddle fissi forse sono tra le cose che ci hanno dato più fastidio e fra le altre cose non hanno permesso a questo telaio così ben bilanciato di esprimersi al massimo. Passiamo ora alla Mini, l'unica delle quattro presente già da diverso tempo sul mercato. La Mini, il suo kart feeling è molto sportiva, molto veloce, su strada non dona il massimo del comfort, ma come si è comportata in pista? Passano gli anni, ma la Mini rimane una delle compatte più divertenti in assoluto e questo appunto kart feeling c'è ancora, è molto presente e in pista riesce ancora ad essere una tra le più veloci. Mini è stata una delle prime a credere nel 1600 turbo benzina e ancora adesso rimane uno dei migliori, uno dei più veloci e associato ad un cambio efficiente, uno sterzo molto diretto e nel complesso va ancora forte. Prime posizioni assolute a livello di tempi sul giro su entrambi i circuiti e con quasi tutti i piloti che ha conteso fino alla fine alla Fiesta ST. La Fiesta ST che in pista è risultata, anche se di poco, la più veloce del nostro test. La Fiesta ST è stata la rivelazione di questo test. Ci ha colpito subito per l'assetto molto sportivo, il più rigido per tutte, lo sterzo diretto con un carico volante diciamo importante, il cambio preciso e una frenata comunque sempre pronta e
è resistente. In questo caso la più veloce, seppur di poco, di pochi decimi, è stata la Fiat ST, che costruisce questo suo vantaggio con due aspetti: un assetto molto più rigido dei concorrenti, un posteriore che tende ad allargare, quindi nel caso in cui si utilizzi la tecnica del pendolo, parte sul posteriore, aiuta a chiudere la curva e quindi minimizza l'effetto sottosterzante in uscita di curva che hanno e che affligge tutte queste trazioni anteriori, ed infine un cambio molto molto preciso. Cosa ti è piaciuto di quest'auto in particolare, Claudio? Beh, appunto, nella guida in circuito ho apprezzato sicuramente un avantreno molto preciso, e quello con cui poi mi sono divertito più in pista è stato proprio il retrotreno, che è sensibile comunque al tiro rilascio e consente di pennellare le traiettorie molto meglio delle altre trazioni anteriori, quindi è più neutra, riesce a scivolare sulle quattro ruote e questo le consente grande divertimento e un'efficacia a livello di tempi in pista elevatissima. Usando il posteriore che si muove, quindi il trasferimento di carico, la ST riesce a stare aggrappata al cordolo all'inizio e a centro curva, quindi avere il muso più dritto in uscita e quindi riesce ad uscire con meno angolo di sterzo, col gas giù e quindi avere un'inevitabile trazione in più. Sicuramente, però dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto, è quello che comunque le trazioni anteriori sono cresciute tantissimo rispetto ad anni fa. Il sottosterzo critico, quello che fa perdere molto gusto alla guida, si è ridotto moltissimo e tutte e quattro queste nostre compatte del gruppo B si guidano veramente forte e in maniera divertente anche in un circuito stretto e tortuoso come quello di Modena. Quindi su questo cordolo terminiamo la nostra comparativa e vi diamo appuntamento per la prossima sfida.